Vabbè, abbiamo scoperto ormai, si sa, è ufficiale, che le persone malate del virus non erano poi malate del virus perché i test hanno l'80% di falsi positivi. Abbiamo visto che le persone che sono decedute per colpa del virus, in effetti non è stato per colpa del virus. È stato per colpa di una cura sbagliata, l'intubazione di questi angeli bianchi che si vedevano in Facebook con queste mascherine, con il sangue pesto sotto la pelle. Per quanto tempo hanno portato queste mascherine, questi angeli bianchi? Abbiamo anche visto che ovviamente hanno sbagliato cura, quindi è chiaro che il problema era un altro per i decessi. Abbiamo visto che il virus ha azzerato completamente i malati di tumore, i malati da fumo, i malati da alcol, gli incidenti stradali. Non nessuno più è morto di altre patologie. Abbiamo visto e appurato che si moriva soltanto del virus. Bene, adesso è finito il lockdown. Probabilmente ce ne sarà un altro a settembre perché fa parte del piano. E è finito questo lockdown, ma ci sono solo asintomatici, no? Questi asintomatici, non ci sono sintomi, non c'è più il sintomo della malattia, la malattia non c'è più. Qualcuno dice il focolaio, ma poi si va a vedere, questo focolaio era uno che si stava a fare la brace sul focolaio. Allora, come si può ricreare la paura, il terrore, la fobia, la genialata del momento? I veri malati del virus sono gli asintomatici. Cioè, prima c'erano quelli che stavano bene e quelli che stavano male, quelli che stavano male erano quelli che stavano male. Adesso quelli che stavano male non ci stanno più. Adesso quello che sta male è l'asintomatico, era quello che stava bene. Tutti quelli che stanno bene adesso, ma io scoppio di salute, e allora sei malato. Scoppi di salute, stai benissimo, non hai sintomi, sei asintomatico, e allora sei malato. Ti faccio ammalare comunque, sempre, anche se tu scoppi di salute, devi curarti, devi prenderti le medicine, devi metterti la mascherina perché tu sei malato e non lo sai, sei asintomatico. È geniale, è geniale. A parte questi pseudo-virologi, virologi come dir si voglia, che stanno in TV, che magari chi fa il veterinario, chi non sa la differenza tra un virus e un batterio e scrive libri a non finire, ma questi virologi stanno, a parte questi, c'è dietro a questa gente, c'è sta gente con le cosiddette sferiche, stratosferiche, perché per pensare a una teoria di questa, cioè, tu, che ne so, non hai mai fatto incidenti, guidi bene la macchina, però sei un potenziale assassino. E quindi io ti curo prima che tu fai l'incidente. È pazzia, pazzia, pazzia. Io sto assistendo al degrado totale. Ma che degrado? Proprio la putrefazione della mentalità umana, la distruzione totale della mentalità umana. Cioè, tu stai bene? Allora vuol dire che sei malato perché sei asintomatico. Ma il problema non è questo, ragazzi. Il problema è che ci sono i coglioni che ci credono. Voi lo sapete che non rientra nel mio modo di parlare, ma purtroppo sto talmente avvelenato a guardare questi malati mentali, perché il vero virus è la malattia mentale.
mentale del popolume ignorante. Del popolume ignorante, eppure strunz, eppure strunz, perché quando ci vai a parlare ci hanno ragione. Oh no! Che scherzi! Io vi ripeto, mi blindo dentro casa, metto le torrette coi mitra da solo, non voglio vedere né sentire nessuno, perché veramente sono, ho la nausea, ho il vomito, la nausea, fa schifo sto pianeta, fa schifo, va bene, mi comincia a fare schifo. Manco se spegni sto coso.